è un'associazione che opera multiregionale, che opera da oltre 20 anni nel campo appunto delle politiche giovanili, oltre al tema della mobilità, cioè poi incontrando anche il tema della mobilità e l'educazione non formale, che sono appunto le frontiere su cui lavoriamo come osservatorio e anche dei network comuni, come appunto prospettive del presente oltre che del futuro. Quindi lascio la parola. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Nicotera, sono il vicepresidente di Giovani Senza Frontiere, che abbreviato è GIOSEF. Siamo un'organizzazione che lavora da 21 anni, praticamente da quando è iniziata la possibilità di fare mobilità per i giovani all'estero, e abbiamo circa 24 sedi in tutta Italia. Molto spesso non troverete il nostro nome, ma affiliamo organizzazioni che già sul territorio lavorano. Per esempio, se volete in qualche modo parlare con noi o usufruire di alcuni servizi e attività che facciamo, qui all'università potete fare riferimento sia alla RUN Salerno sia a Forma Mentis. Quindi, per caso qualcosa che spiegherò oggi molto velocemente vi interessi, avete un punto di riferimento già dentro l'università. Noi ci occupiamo, come già detto prima, di mobilità all'estero per i giovani, quindi formazione all'estero. Riferito a voi, che cosa significa? Conoscete benissimo il programma Erasmus per gli studenti universitari. Non è l'unica opportunità che c'è. Prima è stato spiegato un progetto ETA che vi tirocinio all'estero di più mesi. Per voi ci sono altre opportunità. Di base ce ne sarebbero altre tre. Una è poter fare uno scambio o un training in corso all'estero su alcune tematiche specifiche. Sono progetti che durano poco, parliamo di 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, quindi facilmente, diciamo, gestibili dal punto di vista dei tempi anche universitari, se volete fare un'esperienza del genere. Oppure c'è l'ESC, che è European Solidarity Corps, che invece è servizio di volontariato all'estero. Questo dura un po' di più, si passa dai 2 mesi a 1 anno. Dopodiché avete un altro programma che, nonostante si chiama Erasmus, non è l'Erasmus, ma si chiama Erasmus for Entrepreneurship, in cui potete andare a fare un'esperienza all'estero, non di tirocinio ma di affiancamento all'interno di un'azienda rispetto alle vostre competenze specifiche. Rispetto a questa opportunità ve la suggerisco molto, diciamo, al fine del vostro percorso universitario, perché se magari state studiando legge potrete andare a fare affiancamento all'interno di uno studio all'estero, oppure se studiate ingegneria all'interno di un'azienda edile in un'altra nazione. Quindi queste sono 3 opportunità che voi potete da subito, come dire, utilizzare e su cui potete, diciamo, apprendere e acquisire delle ottime esperienze. Per spiegarvi un poco meglio di che si tratta, io ho pensato di chiamare uno dei ragazzi che è di Fisciano, uno studente di Fisciano, e quindi ha avuto l'opportunità di fare uno scambio giovanile in Romania proprio quest'estate. Quindi chiedo a Vincenzo se un po' brevemente spiega un po' com'è andata. Ciao ragazzi, come è interessante, sono Vincenzo, e quest'estate, grazie a Giuseppe e Alessandro, ho avuto l'opportunità di fare uno di questi scambi in Romania. E ragazzi, che cosa dirvi? Innanzitutto è stata una bella esperienza. Come avete avuto capito tutti gli interventi di oggi, ragazzi, l'Europa ci offre tantissime opportunità e siamo noi che dobbiamo saperle sfruttare. Io, grazie a questa opportunità, sono potuto visitare un posto nuovo che non avevo mai visto, che forse in vita mia non avrei mai avuto in mente di visitare, perché parliamoci chiaro, non tutti pensate di andare in Romania, soprattutto non so, in estate, non è una cosa comune, giusto? Diciamo che non attira, diciamo, l'idea. Però grazie a questa possibilità mi sono potuto affacciare con una nuova cultura, ho potuto confrontarmi su un tema che era quello della cittadinanza europea con persone che venivano da altri stati dell'Europa. Non so, c'erano persone provenienti dalla Romania stesso, dalla Spagna, dalla Croazia, dalla Lituania. È stato un momento di confronto e di crescita in cui ogni giorno mi sono trovato a contatto con persone che avevano, diciamo, un'idea diversa dalla mia. Questo mi ha dato l'opportunità di capire come viene effettivamente percepita l'Europa, perché questo era, diciamo, il tema, e mi ha dato la possibilità di confrontarmi con questi ragazzi. E poi, ragazzi, non sottovalutate la possibilità che ci dà in merito, diciamo, alla lingua. Questa può essere un'occasione per, diciamo, migliorare le nostre skills.
noi parlando con altre persone siamo stati tutti i giorni a contatto con altre nazionalità e noi comunque per confrontarci quindi è l'inglese. Non so, chi di voi mi fa per la di ma chi di voi mi ha avuto un'esperienza Erasmus? Ragazzi, quanti siamo parecchi qua dentro? Solo due persone qua hanno un'esperienza Erasmus. Il consiglio che mi sento di darvi veramente è informatevi e cercate di partire. Vedete, come ha detto Alessandro, una delle fattori positivi di questi progetti è che non impegnano molto tempo. È vero, noi siamo studenti, magari non tutti abbiamo la possibilità di partire per 6 mesi, 9 mesi o 12 mesi secondo un programma standard. Sfruttiamo questi progetti che ci danno un'ulteriore occasione, anche 10 giorni, 5 giorni, 7 giorni, possono veramente venire la mente, possono darvi tanto e possono, diciamo, essere un surplus per il vostro percorso anche accademico. Io penso che ho terminato e vi ringrazio. Andando molto velocemente, in modo da stare nei 5 minuti che mi sono stati concordati, oltre al programma Erasmus Plus che gestiamo a 360 gradi, abbiamo avuto circa 20 scuole che sono partite con i progetti PON quest'estate, sempre con noi, facciamo VET. Quest'anno abbiamo ricevuto anche due grandi e importanti riconoscimenti: migliore pratica per l'Erasmus Plus capitolo Youth e migliore pratica, best practice come si dice in inglese, per il capitolo Adult Education. E rispetto a questo, oltre a questo, poi svolgiamo tutta una serie di attività sul territorio che servono proprio per attivare i giovani e ci piace stare in posti molto difficili. Qua in campagna gestiamo un bene confiscato alla mafia a Casal di Principe, dove abbiamo aperto un ostello della gioventù in cui svolgiamo tutti i nostri progetti Erasmus in incoming, quindi i ragazzi che dall'estero vengono in Italia e gli facciamo passare, diciamo, una settimana, 10 giorni in un territorio molto difficile, ma spiegando come i giovani possono incidere in maniera importante in un territorio molto molto difficile. E così facciamo anche in Sicilia, siamo presenti a Torino, Milano, in tante realtà e collaboriamo con tutte le strutture, con le università ovviamente, cercando di dare il nostro esempio anche agli altri ragazzi, sperando che si attivino per essere cittadini che portano un valore in più alla società in cui lavorano. Vi lascio con un video, perché tra i nostri progetti c'è un progetto molto interessante che vi può essere utile per attivarvi e attivare altre persone. Abbiamo vinto un finanziamento con Fondazione Con il Sud, che è una grossa fondazione che finanzia progetti per tutto il Mezzogiorno d'Italia sul volontariato. E questo video vi farà vedere come viene utilizzata una piattaforma che abbiamo creato, che si chiama No Profit Challenge. È praticamente una piattaforma che incrocia sia la domanda che l'offerta di volontariato. Nel senso, voi potete iscrivere un'associazione che ha necessità di volontari o iscrivervi come una persona che ha la ricerca di possibili attività di volontariato, e sia un'app che un sito internet, quindi è facilmente usufruibile in tutti e due i modi. E sul desktop il sito è già caricato. Questa è la presentazione di Joseph, ma abbiamo tagliato, eccolo. Quindi con questo video vi saluto e grazie per l'attenzione.